Episodio numero 8 di Mario e Luigi Fraternauto alla carica. Ragazzi, siamo in questo momento siamo sull'isola Sol Camari, però sto ritornando sull'isola Spira per andare a vedere cosa si è sbloccato dopo che abbiamo collegato il Fioralbero con l'isola Sol Camari. Quindi ci avviamo subito lì. Poi non so quanto tempo ci perderò adesso. Esploro un pochino, vediamo se ci sono minigiochi e poi possiamo andare un po' avanti con la storia. Qua mi dice che l'isola dove torreggia lo Spira anche mette degli amanti del ballo. Non ho capito bene il collegamento con Spira e ballo. Nella versione inglese il nome dell'isola nella versione inglese è molto meglio e lo fa capire di più che è collegato con il ballo. Con l'isola Spira sinceramente non vedo il collegamento, però va bene. Dettagli. Allora, stiamo andando sull'isola Spira, che poi in inglese sarebbe Twister Island, una roba del genere, se non mi sbaglio. Si capisce, Twister, il twist, non so. Spira non lo so. Vabbè, comunque andiamo a vedere. Dopo possiamo andare qua e possiamo andare qua anche. Poi da qua c'è questo passaggio qua. C'è moltissimo da esplorare qua, però andiamo a vedere. Vediamo un po'. Allora, tu chi sei? Conoscete i Ranfanonne? Uno l'ho conosciuto, sì. Finale che vivono nel suolo dell'Elettra da tempi immemorabile. Fa un po' strano a pensarci. Beh, spero che l'informazione vi sia utile. Non so l'utilizzo dei fanfanonni, fanfarano, come cavolo ha detto che si chiama. Comunque di loro, eccolo uno, dovrebbe essere lui, vediamo. Eccolo, vediamo che ci dice adesso almeno questo. E là, con il Rafanonno dell'isola Spira, ci avete messo ritmo a tirarmi fuori dalla terra. Mi è giunta all'orecchio una dolce melodia che, se non erro, preveniva da est. Non è che ci dà consigli per qualcosa. Devo andare a riscoltare quello dell'ultima volta pure, che si trova sull'isola Selva Fitta magari. Il talento musicale e sapete muovervi discretamente. Mi avete fatto venire voglia di darmi una bella stiracchiata alle radici. La musica è la panacea di tutti i mali, se posso dire la mia, ma certo, vai. E funziona per ogni occasione, può farti rilassare o darti il carico di energia. Naturalmente non è una medicina, ma l'effetto è molto simile. In sostanza, quando mi sento stanco e atterro, ascolto un po' di musica, ma penso che viene naturale ascoltare un po' di musica. Fare troppe cose assieme affatica la mente. E quei momenti che bisogna concedersi un po' di riposo a suon di musica. Ricordatevi sempre il mio consiglio, giovanotti. Un'ultima cosa. Sapete la differenza tra la musica e un registro di classe? Se ne esce con queste cose qua. Ebbene, qual è la risposta? Una ha bisogno di note, mentre l'altra è meglio se non ne ha. Il registro di classe. Alle mete ripeto sempre le stesse cose. Va bene. Allora, qua, eccoli. Allora, qua ci sono i luminelli. Ce ne sono tre da trovare, cioè da... però i nidi. Vai Luigi, prendi. Ci sono tre nidi, uno dietro, sicuramente dietro quel masso. Vai Luigi, dai, renditi utile. Preso. Okay, siamo a 66 con questo. E mo abbiamo questo qua. C'era pure una moneta. Via! Come stanno aumentando? Vai Luigi, io li prendo di qua. Non sono sceso per niente. Tutto Luigi, bravo Luigi. 70. Allora, alla prossima zona da esplorare, che dovrebbe essere questa qua. Ok. Ma quanto è bella la musica dell'isola Spira. Chissà se mi fanno fare un altro minigioco un pochino più difficile loro. Mo' ci vengo a controllare. Però prima dobbiamo andare di qua. Tu?
Io vengo dall'isola Selvafitta, ma anche questo posto è rigoglioso. La mia prossima tappa sarà l'isola Floricca, secondo me anche la nostra. Mi piacerebbe saltare sui fiori rimbalzanti. Allora, qua per terra non c'è niente. Ma ci sono un paio di blocchi. Anche poi qui adoro la calma che c'è in questa ancolina. Ci vengo spesso per allontanarmi un po' dal pacco e dalla baraonda. Vabbè, allora Luigi, tu ti alzati. Mettiti in posizione. Mettiti in posizione. Potevo farlo benissimo da solo. Allora, vediamo se ci fa fare un altro minigioco. Parliamo con Fotoni. Stavo per tirare il fiato, ma ora che ho pianificato la tournée mondiale non ho tempo da perdere. No, niente minigioco, almeno con lui. Il maestro è in forma come non mai, tutto grazie a voi. No, peccato. Ero curioso di rifarlo di nuovo. Allora, va bene, prossima tappa. Qua. Va bene, è vicino. Ok, andiamo. Non ci metteremo molto. Probabilmente faremo pure qualche combattimento, ma niente di preoccupante. Eccolo! Colpito! Dovrei quasi essere a livello 8, non mi ricordo. Se aumentiamo di classe. Oh, già uno si è arrabbiato, ti calmi subito. Aspetta che ti prende a martellate. Hop! Hop! Fantastico! Eppure Luigi, vai! Oh, via. Ecco fatto. Fantastico anche con lui. Ok, vediamo. Non ci vuole un pochino, ci vuole. Dovremmo, secondo me arriveremo alla prossima isola per aumentare di livello. Puoi tornare a chiedere la mappa dell'area? Leggilo veloce e riuscirei a capire cosa fa. Ah, c'è pure questo da fare. Allora. No, più sopra. Colpito o no? Preso un attacco preventivo, giusto? Sì. Okay. Uno si arrabbia. Io vorrei capire quanto riuscirò a fare i primi attacchi ad aria. Giusto per cominciare a sbrigarmi un po' con i combattimenti. Fantastico! Ecco, va a chiamare pure il Big Bro. Dai, andiamo allora, martellate, vai. Hoppila, hoppila, fantastico. Allora, vai Luigiuccio. Devo fare attenzione a non confondermi mentre faccio la selezione dei tasti. Ok, pure un regalino. Foglia di spira, ok. Aspetta che mo ritorna. Colpito, però non sconfitto. Allora, se ci do solo. Vorrei vedere se sbaglio che succede. Ok. Foglia di spira. Sfida superata, esperto combo martello. Sciroppo. Buono. Oh yeah. Allora andiamo a vedere un po' le sfide. Me ne ero proprio scordate le sfide. Mo ci do giusto un'occhiata veloce. Giusto per vedere a che punto sono. Allora, avventura, sfide. Eccole qua. Ah, ok, questo si sblocca man mano che va avanti con la storia. Ok, schiva i colpi o contrattacca 100 volte. Siamo ancora a 24. Vinci 100 scontri. Siamo a 70. Assesta 250 colpi fortunati. Ci manca poco, siamo a 236. E un ultimo per fare buff di strumento. Usa 20 volte gli strumenti negli scontri. Ah no, questi oggetti fino adesso ne ho utilizzato uno. Ancora, me ne mancano 19. Non ne utilizzo tantissimi strumenti negli scontri. Di solito riesco a fare, a giocare senza troppi errori. Allora, qua c'eravamo saliti. Qua. Mi vorresti sconvincere, Oh, sono arrabbiato in due. E allora mi dedico una a te. Hoppla. E poi pure all'altro. Vate. La tendenza di premere B non se ne vuole andare. Vai, chiama il Big Bros, ho capito. Va bene, ho capito.
Vai. Piasti. Mamma mia. Guarda che mi piace come, come gli dà la carica a colpirlo. Vai. È bellissimo. Yeah. Vai, mo attacca. Vediamo se attacca. Peccato, non sono riuscito a contrattaccare. Vabbè, vabbè, lo sconfiggiamo subito, subito, tanto. Ok. Quanti regalini che mi danno? Chissà perché. Presumo sia dalla fortuna i regalini, Allora, continuiamo. Di qua che c'era l'ultima cosa da controllare. Ok, Luigi spacca tutto. Perfetto. Che ci sarà di più oltre a questo? Punto qua no. Ok. Allora, di sopra non ci dovrebbe essere niente, però diamoci un'occhiata veloce, poi ritorniamo. Si erano separati. Oh! Combattimento! Pensavo che non mi prendeva. Deve evitarlo, ma ormai. Allora, comincio. Ah! Vabbè, vabbè. Siamo il pestalenno. Pestalante. Vai. Mario! Non l'abbiamo sconfitto. Oh! Colpito! Colpito! Vediamo se pure lui è. Si è arrabbiato, No! Ok. Foglia di spira. Vai. Dovremmo averlo sconfitto. Fatto! Oh yeah! Andiamo. L'equipaggiamento può garantirsi degli effetti utili. Cerca sempre di usarlo saggiamente. Quanto è bella sta musica, mamma mia. Allora, volevo giusto dare un'occhiata di qua. Troppo vuoto qua. Non mi ricordo se ci avevo fatto qualcosa di qua. Perché? Ce n'è un altro pure di qua. No, per questo c'è. Per la brava è vuoto. Non mi ricordo se c'era qualcosa. Comunque, ritorniamo. Ritorniamo. Faccio prima se arrivo di qua o vado di là. Ma con la scusa esploro pure un pochino. Ok, dice ora che l'isola è stata da isolata e si sente scorrere la lumilipa. Magari ora troverò il sito archeologico che cercavo. Potrebbe essere un indizio questo? Per quello che ci potrebbe essere in quest'isola. Comunque, proseguiamo normale. Se prendiamo il tubo che ci porta direttamente alla città. Però vediamo se che ci dice Bobina qua. Che quei baffi, che spettacolare. Grazie Bobina. Ok, ritorniamo indietro, dai. Andiamo avanti con la storia. Allora, dov'è il tubo? Boh, che fate, ho preso tutto, vabbè. Andiamo di qua. Questo l'avevo letto, sì, l'avevo letto, sì, sì, sì. Andiamo, andiamo. Allora, non mi ricordo se dovrei cambiare rotta. Nel dubbio mi metto a fare qua. Ah! Allora, questo è il Mar Verde, ok. Dovremmo arrivare qua secondo me continuando. Vabbè, vediamo, vediamo. Ci siamo quasi. Ecco, ecco. E via. Ah sì, scusa, dovevo selezionare. Piace mo che l'ho ascoltata meglio. La musica di Spira è bella, mi piace tantissimo. Allora, ci siamo. Diamoci la salvata giusto per.
Ok, salvataggio riuscito, via. Oh, signor Mario. Signor Luigi, ciao, cavocondina. Bentornati, grazie, Poletto. Emergenza anche! Mo sono arrivato! Siamo nei guai, grossi guai! Mario, Luigi, dovete andare sull'isola Rocini al più presto! Andiamo all'isola. Che succede però, mo, all'isola Rocini? Ora va molto meglio, mi ero fatto prendere dal pane. Che succede? È terribile, quei fuffani sono tornati e hanno messo l'isola a ferro e fuoco. E come se non bastasse, questa volta hanno portato il loro capo. Attenzione, ci sarà il nostro primo boss. Come dici? Mario, Luigi, presto, dovete fare qualcosa. Concordo, c'è bisogno di voi. Per favore, salvate l'isola Rocigna. Sì, sì, ma non è ritornata Martinella. L'isola Rocigna è già stata desolata. Potete usare quel tubo per tornarci. Sì, andiamo subito, dai. Lo so. Oh yeah! Allora, aspetta, sbagliato. Via! Sull'isola Rocigna! Risolve il problema dell'isola Rocigna, certo, certo, lo si risolverà. Beh, quanto ci mette a caricare? Ok. Oh, hanno distrutto, hanno buttato giù le statue di Martinella e Fabrizia. Tutto hanno quasi distrutto. Oh, Ferruccia? Oh, guarda chi si vede. Quei fifoni sono andati a chiamare il loro capo. Sono riuscito a mettere al sicuro gli isolani, ma le statue, le opere d'arte, quelle si ricostruiscono. L'importante è aver messo in salvo gli abitanti. Roccio spacca, spaccare tutto, è tanto divertente. Gah! Finalmente, finalmente, Roccio spacca tutto. Mi fa venire in mente, com'è che è quello? Ralph spacca tutto. Il capo dei mostri nasconde nella zona est dell'isola. Conto su di voi, non deludete. Assolutamente no, io non vedo l'ora di mettermi alla prova. Ah, chi è? Attaccano. Vai! Allora, se non ho capito bene, loro, se provo ad attaccarli con il martello, ecco, sì, no, in questo momento sono in modalità difesa. Vedete, hanno le mani davanti. Facciamo sta prova. Voglio fare sta prova. Vediamo. Infatti, in questo modo non gli facciamo danni perché hanno la difesa alzata. Quindi dobbiamo prenderli nel punto debole. E infatti. Vediamo. Ecco, adesso. Adesso si è difeso, sta difendendo la testa. Quindi dobbiamo. Ci sono arrivato. Provate a contrattaccare con i vostri nuovi martelli. Per prepararsi basta tenere premuto il pulsante e per sferrare una martellata basta rilasciarla. Aspetta. Aspetta, no. Ah, è contrattacchi a martello. Ah, ok, un nuovo contrattacco. Puoi usare il martello durante gli attacchi dei nemici per contrattaccare e infliggere danni. Tiene premuto il pulsante per sollevare il martello in questo, con Mario X e con Luigi Y, poi rilascialo per colpire. Rilascia il pulsante col tempismo giusto durante l'attacco del nemico per contrattaccare con il martello. Tuttavia, se il tuo contrattacco non va a buon fine, subirai dei danni. Lo so. Però. Aia, troppo tardi. Allora. Devo prenderci mano. Vai, proviamo ad attaccare. Via. Fantastico. Vediamo se mi... No, attaccare col salto. Questo è un livello più alto adesso, rispetto a prima, a quelle che c'erano prima. Vai. Sconfitto. Oh yeah. Ok, ci hanno preparato alle prossime battaglie. Adesso le battaglie cominciano a essere un pochino più... Poco più complicate. Complicate è una parolona, però un pochino più complesse, dai. Ma allora siete forti per davvero. Riuscirete senz'altro a sconfiggere il capo dei mostri.
Ti preoccupare, Ferruccio, ci pensiamo noi. Ho come l'impressione che ci sia Roccio dietro tutto questo. Oh, Roccio, sei un birbante. Aspetta, Roccio è il figlio? Oh, spero, no, un altro parente. In qualche altro modo è un altro parente. Allora, dove dobbiamo andare? Nella zona est, ha detto. Quindi qua. Eccolo qua, sì, sì. Ecco, quella zona che non mi faceva raggiungere. Quindi per raggiungerla adesso possiamo andare di qua, così facciamo prima. Però possiamo dare un'occhiata per vedere cosa è successo. Sembra che il capo dei mostri stia facendo fuoco e fiamme. Non è tipo potresti, che ci penso io. Magari se esce qualcosa che non l'avevo considerato. Ma che c'era? Niente. L'ho visto. Anche se mo un fungo in più non è che ci cambia la vita. Aspetta qua. Mo vedo blocchi nascosti dappertutto. Attimo, vedo blocchi nascosti dappertutto e mi faranno perdere tempo. Allora, dai, continuiamo. Vediamo se c'è qualcos'altro di diverso. Loro dovrebbe essere un pochino più deboli al momento. Vediamo se riesco a convincerlo con il tappo preventivo. Ancora. Vabbè, non ci metteremo moltissimo. Che fortuna! Merda, va! Ecco qua, fatto. Questo facile. Pochissimo, siamo andati a un server. È inutile fare questi qua che ti danno pochissima esperienza. Quindi si possono tranquillamente evitare. Allora, andiamo di qua. Giusto per fare un'occhiata. No, niente, non è così. Per perdere solo tempo. Di qua invece. Potevo venire pure di qua. Aspetta, qua l'avevo fatto, sì. Quindi il gioco qua l'avevo fatto, va bene. Devo andare di qua, sì, esatto. Lì non c'era niente di che, vabbè. Dei clienti! Avete davvero intenzione di affrontare il bestione? Allora vi servirà un equipaggiamento adatto. Anch'io devo in qualche modo sbarcare il lunare. Insomma, aiutiamoci a vicenda. Allora, vediamo se in questo caso, non conoscendo le mosse del nostro carissimo Roccio, potrà capitare sicuramente che ci dà qualche colpettino in più. Quindi in questo caso la tuta decente potrebbe venirci in nostro soccorso. Quindi ce la compriamo e la mettiamo sia a Mario che a Luigi. Così aumentiamo di poco la difesa, ma comunque c'è un po' di difesa in più. Allora, e vendiamo quella che non ci serve. Tuta sporca, vai. Se recuperiamo pure qualche monetina. Allora, via. Sì, stiamo a posto. Allora andate a dare una lezione a quel bruto. Siete già stati al negozio qui davanti? Sì, ma ci ho parlato molto tempo fa. Vedo uno strumento, mi troverete qualcosa di utile. Sì, no, ci siamo a posto, dai. Aspettate, parliamo del livello. Va bene, parliamo. Cosa state facendo il possibile per... Sì, mi piace fare tanti combattimenti. Sono della vecchia scuola a farmare, a far parte del mio stile di gioco. Evitate gli scontri con i boss se non siete a livello adatto. Affrontate nemici meno impegnativi per salire di livello. Tranquillo, non ti preoccupare. Allora, dobbiamo salire. Basta, prendiamo i ravanelli qua, ravafiori. Non mi ricordo se li si chiamano così, vai. Ok, posto, via. Siamo a posto con l'energia? No, procuriamoci. Vai, perfetto. PA e PV curati tutti completamente. Ok, qua dovrebbe... Vai, mi sa che dobbiamo premerlo con... No, sono due ponti, ok. Ok, allora... Ecco perché non mi faceva passare di qua. Perché qua c'è la storia... ti fa continuare con la storia. C'era un motivo valido. Perché ho provato già a venire qua due volte negli episodi precedenti. E non mi ci facevo entrare. Ma questi che sono?
spine. Ok, dobbiamo, per aprirlo ci servono quelle spine che si vedono là, va bene. Aspetta che c'è l'intuizione geniale di Luigi. Io spacco tutto! Nessuno mi considera, uffa! E allora Roccio continua a spaccare. Roccio spacca tutto! Ok, quindi dobbiamo prendere le spine e collegarle alla presa. Ehi! Fatto un attacco preventivo. Certe volte non riesco a capirlo, vi giuro. Ok, dove ti difendi? Di sotto. Ok, martellato a te, vai. Yeah! Fantastico, ok. Però no, cioè, non è chiarissimo. Cioè, il martello gli arriva di sopra. Lui era difeso di sopra. Ok, che io mo so che l'attacco... Vabbè, non ho capito bene sta cosa qua. Un pochino fa confondere. Allora, vabbè, finiamo di attaccare. Ma prendo a martellate lui. Magari lo sconfiggo. Ok, vediamo se lui ci attacca. No! Oh, troppo presto. Ok, attacchiamolo con il salto, perché solo così posso sconfiggerlo. Potremmo sconfiggerlo anche distruggendola di... o attaccando con la difesa, però... faremo meno danni, non è detto che lo sconfiggiamo. Attenzione ai nemici che si difendono, potresti subire dei danni se gli attacchi sopra. Sì, preferisci, penso che parla quelle con le spine di sopra. Allora, Luigi spacca con la pietra. Spacca. Spacco io. Oh, monetina. Sempre utile avere le monetine. Qua non si passa? Vabbè. Allora, com'è la situazione qua? Di qua giù c'è qualcosa di nascosto, che blocchi nascosto, blocchi misteriosi. Qua c'è un blocco nascosto. Dai, è evidente che ci deve essere un... sapevo io. Troppo vuoto. E mi sa che dove era... E dove c'era lì sulla spira quella zona vuota, c'era pure là e non l'avevo visto io. Ah, mannaggia, volevo prenderlo con l'attacco preventivo, ma ho sbagliato a saltare troppo presto. Allora, attacco normale su di te. Totale 40. Dovremmo quasi aumentare di livello, eh. Quasi. Sconfitto? No. Che fai? No! Mannaggia, non riesco a prevedere gli attacchi. Ok, allora tu va che ti finisco così. Prova a sbagliare adesso con Luigi, allora. Vai. Ok, va bene. Volevo giusto provare. Perché non... Allora, non ho capito bene come devo fare. Oh, c'era un attacco che gli faceva lanciare Mario verso il nemico. Ma probabilmente era dipende dal tempismo. Devo valutare sta cosa qua, perché sono curioso di capire come devo fare. Allora, questo qua c'è un luminello, andiamo a prenderlo. Oh! Ok. Allora vai, attacchiamo normale. Oh, ho sbagliato pulsante. Maledizione a voi che metto. Vabbè. Via. Fa niente. Pietra roccina. Dai, come mi attacchi? Volevi prendermi con quella pietra. Dai, ok, questa è fatta. Aspetta, fammi provare col martello, magari gli faccio più male. Via! No, non l'abbiamo sconfitto. E lo finiamo adesso ancora. Mario a posto. Vai. Fatto. Ok. Vai, martellata. Ah, ma
che carica che ci manca, guarda che sono bellissimo come l'attacco, ma che ci manca poco per arrivare al livello 8 e aumentare di classe. Non so cosa cambia con l'aumento di classe, però non vedo l'ora. Ho un regalino. Cosa ci sarà? Noccioline, va bene. Vai, spacca Luigi, spacca, spacca. I luminelli dove sono? Qua dentro. Qua dietro, ok. Prendiamoli. Là. Vai, vai, vai Luigi, vai. Prendi l'altro, prendi l'altro. Ok, ci mancano quelli là sotto. Qua c'è qualcos'altro. Là c'è un po'. Aspetta! Non ho fatto l'attacco preventivo, mannaggia. Però ci manca poco per aumentare il livello. Sono curioso di vedere, proprio io non vedo l'ora di vedere. Allora, attacchiamo con Luigi prima. Ha aumentato la velocità Luigi? A quanto pare sì. Vai, così ti finisco di sconfiggere. Luigi! Vieni, vieni, attacca. Attacca col segnino, perfetto, va bene. Devo fargli qualche danno in più. Ma invece fantastico, grande, vai. Se sbaglio? Wow! Va bene, va bene, va bene. Ok, livello 8. Livello 8 per i fratelli. Vediamo un po', vediamo un po'. Classe, ok, ci dà qualcosa. Dimmi qualcosa. Salire di classe. Quando raggiungi determinati livelli salirai anche di classe. Potrei quindi scegliere un bonus nuova classe per potenziare ancora di più il tuo personaggio. Man mano che salirai di classe, diventeranno disponibili altri bonus nuova classe. Non potrai però scegliere tutti i bonus né cambiare idea successivamente. Aia. Rifletta attentamente sulle capacità di entrambi i personaggi e adattalo al tuo stile di gioco. Scegli il bonus che funziona meglio per te. Protezione più 1. Il PV massimo aumenta di 1 ogni volta che il personaggio sale di livello. No. Velocità aumenta ogni 1. Oh no. Aumenta, no. Sono sprecati. Protezione più 1. Aumentiamo gli slotti per i guanti e gli accessori. Molto utile. Molto utile. Sì, sì, va, va. Vediamo se succede pure con la stessa cosa con Luigi. Wahoo! Oh yeah, vai, dai. Vediamo. Dai, dai, dai. Vediamo se ti fa dare pure a te le protezioni. Sarà uguale per tutte e due, sì. Va bene, vai, protezione, ok. Dovrei avere qualcosina in più. Oppure mono. Qualcosa comunque in più ce l'ho. Poi magari valuto cosa mettere a uno, cosa mettere all'altro. Ok. Abbiamo sbloccato quindi queste protezioni. E vediamo, vediamo. Allora, vediamo un po' cosa possiamo mettere. No, aspetta, equipaggiamento. Eccolo qua, senza che ne ho qualcuno. Andy Fabrizio aumenta l'attacco di 5, vai. E Luigi mettiamo medaglione di bronzo. Puoi venderlo a un prezzo contenuto. Se lo indossi attiri i nemici in battaglia. Devo capire sta cosa qua, non... L'avevo preso con il minigioco della palla. Quello che c'era su Spira. Devo capire che serve. Ah no, puoi mettere solo un medaglione. Un accessorio e un guanto, ok. Quindi non puoi mettere due cose diverse. Ok. Quindi un guanto e un accessorio. Va bene. Però non ho capito bene a che serve, poi capire. Non è il momento. Allora. Vediamo questo qua. Va bene. Vai Luigi. Ma perché vieni dove vado io? Ma va, dividiti, vai dall'altra parte.
Qua c'è un blocco nascosto. No, ci dobbiamo mettere qualcosa per salire. Eccolo là, lui qua. Aspetta, no, non avevo preso il luminello. Mi ero scordato di un luminello. Va bene. Allora, questo posiziona qua, ok. C'è da fare altro qua? No, dobbiamo solo salirci. Sempre se non ci sono blocchi nascosti, ma non bene. No, aspetta. C'è qualcosa di nascosto qua. Eccolo, eccolo. Vai a controllare bene, fa sempre bene. Ok. Niente? Tutto a posto? Non c'è qualcosa da fare? No, no, solo monetine, va bene. Meglio di niente. Qua, qua c'è la zona da blocco nascosto, eh. Vabbè. Potrò sbagliare, ma ci sembrava, ci sembrava. Allora, continuiamo, vediamo se riusciamo a prendere ste spine. Vabbè, cominciamo a prendere questa qua, per quella più vicina. Era quella. C'era quella più vicina qua, giusto? Chi è? Facciamo questo attacco preventivo. Dovremmo riuscirle a sconfiggere. Oh no! Ah ok, no, vabbè, su 4, insomma, oh, cavolo che riusciamo a sconfiggere. Vai, andiamo! Pietra rocigna, va bene, grazie. Vai, oppila! Oppila e oppila! Fantastico, fantastico! Ma questi attacchi. Mo. Ehi, volevo niente, peccato! Io questo volevo vedere se riuscivo a sconfiggere la pietra capitale, cioè la pietra quella. Ah beh, eccola! Come faccio? Ma è io che mi sbroglio pure a fare queste cose. Oh yeah! O sbaglio a premere tempismo col tempismo i pulsanti, perché quello volevo capire come funzionava. Comunque, siamo qua. Cominciamo a mettere la prima spina. Oh yeah, vai. A posto. Comunque, ci fermiamo qua, che siamo già un po' troppo avanti con il video. Nel prossimo andremo a trovare la spina, l'altra spina mancante, e poi andremo a vedere cosa andremo ad affrontare il primo boss. Non so ancora quanto tempo mi ci vuole per prendere la spina, non penso tantissimo, però non vorrei allungare troppo il video. Comunque ragazzi, grazie per averlo guardato fino a questo momento il video. Noi ci vediamo al prossimo, al numero 9, va bene?